Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Subnautica e oggi, today is the day, uccideremo il Leviatano Drago. Sarà una cosa lunga, tediosa e lui citerà tantissimo, ma io vincerò lo stesso, lo so, perché ho già registrato il video. Mi piace che io non riesca a trovare un Leviatano di 20x20, cioè dove diavolo sei andato a incastrare sto coso? Cioè voglio dire, è enorme, dovrei vederlo molto bene. Ragazzi, oh, eccolo, ok. Io voglio provare. Mi faccio molto molto male stare qua fuori. Se quella roba lì la smette di colpire la mia exo magari, coso. Sta attaccando, dai, sta combattendo con un warper. È infetto? Fatta. Sta andando dal mio bubble, fermi tutti. Bubble, ti salvo io, bubble. O meglio, ci provo. Ti salvo io un parolone grosso. Io ci posso non andare nel muro. Esci da quel muro e niente. Ragazzi, come faccio a combattere quella geggio lì? E non ditemi di andare a combattere gli altri due fuori, perché sono uguali. Sono uguali. Eccolo. Salve. Salve. Guarda come mi guarda bello lui. Questo sorrisino. Ma se io tipo mi agganciarsi, ecco, tipo qua sotto, no? La seguo. Lei ha qualcosa da ridire? Ehi ehi, no 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 no. E io lo picchio passandogli in mezzo perché sono fortissima. Dove sta andando? Scusi? Niente. Due botte glielo date, dai. Un HP e mezzo gliel'abbiamo tolto. Adesso con calma gli togliamo anche gli altri. Adesso piano piano. Buono buono. Se non scappa, quanto veloce è però, dai. Scusa, ma io ti sto combattendo e tu scappi via. Ma scusami. Ma guarda questo qui! Ehi, metti, allora, già ci metterò 27. No, sta andando da Bubble, però dice, ehi, te lo rompo tutto. No, non rompere Bubble. Vieni qui! Coso? Non andare nella pare... Ciao! Mi piace come ti guarda. No, 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 stai molto, 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 molto tranquillo. Molto, 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 ripeto, molto, ma ancora di più tranquillo, guarda. Salve, vedete proprio, non gliene frega niente di me, cioè sono una zecca per lui. Che bel cristallone. Ma non andare nel miurlo, dai, vieni fuori dal miurlo. Ma porca di quella miseria, su. Allora, tattica numero 2. Tattica numero 2. Tattica numero 2. Tattica numero 2. E mica l'ho preso. Cioè, non gliene frega proprio una... Spavento, credevo fosse caduta di sotto. Dicevo, non gliene frega proprio una mazza di noi. Ma proprio niente assolutamente. Cioè, lui vaga e dice, quella zecca lì che mi punge. Fa tipo zanzara, no? Adesso proprio mi darà un plattone sulla faccia e mi schiaccia tipo zanzara. Io lo so che succederà così. Cioè, per lui siamo come le zanzare. Siamo fastidiosissimi perché andiamo là e lo punzecchiamo. Però non è che gliene freghi più di tanto di noi. Guardami, vienimi a mordere. Vienimi a mordere, maledetto puzzone. Maledetto puzzone puzzone. E ti picchio, ti picchio, ti picchio. Tutto, lo picchio, tutto. Fortissimo, vai, è fatta. Con il coltellino svizzero di MacGyver. Mamma mia quanto si brutto e grosso. E ti picchio, ti picchio. E lo faccio, lo faccio. Vado via. Basta, è fatta, devo fare così ragazzi, non c'è altro modo, avete visto anche voi, non c'è altro modo. Ti picchi, fortissimo, come le zanzare, ti punzecchio tutto, punzecchio fuori. Adesso quando esce da qua, voi non avete idea della rabbia che avrà quest'essere nei miei confronti. Io probabilmente smetterò, imploderò su me stessa. Perché se mi scappa, se mi scappa è la fine. Se mi scappa è veramente la fine. Ti punzo sul testino. Ma anche no. Mi piace perché sono bloccati nel tempo, però sono comunque consapevoli. Quindi noi stiamo facendo una cosa orribile, ragazzi. Noi stiamo facendo, stiamo uccidendo mentre, cioè lo stiamo torturando fortissimo. Voi non avete idea, quella roba lì sta svanendo. La vedo. Preso, ok. Meno male che non sa fare i 360 questo coso, sennò è veramente la fine.
si sta... No. Non l'ho preso. Questo è un problema. Questo è la mia exo, no, la mia exo. Prendo? Prendo? Non lo prendo. Va bene. Andrà a vendicarsi con Bubble, vero? Beh, un bel po' l'ho picchiato, ragazzi. Non so quando... Cioè, devo aspettare che esca dal muro di nuovo, perché ora entrerà nel muro, vero? Intanto che lui entra nel muro, magari io potrei curare. Mi ha puntato fortissimo. Ti ha dato fastidio a sufficienza? Ciao. Salve. Salve. Sì, sì. Saluti. Saluti. Ok, non gliene frega comunque, no. Cioè, ma scusatemi, ma... com'è possibile che una creatura che incute tutto sto terrore poi alla fine gliene sbatte assolutamente niente di te? Non mi sta attaccando, ma cioè, mi ha guardato e ha detto... Va bene. È lì. Vuoi giocare ancora un po'? Tieni! Botta incredibile! Mi sono salvata, ma per un pelissimo proprio. Ok... Non andare nei miurli, porca miseria, tu e i miurli. Questi miurli incoerenti, inconsistenti, incompetenti, incommensurabilmente mollicci. Cioè, voi capite perché devo bloccarlo sul posto e prenderlo a coltellate, no? Voi ve ne rendete conto che questa cosa non la posso fare. Spavento incredibile. Hello, sono qui, sono io, la zanzara. Salve, salve. Salve, salve, salvino, mio tenero, vicino, preso. Mollato perché ero troppo sulla bocca. Ok. Chi ti molla più arrivo come una catapulta. Sapete, Reaper Leviatano... Pure lui lo può fare... No. Ok. Stavo per dire, Reaper e Leviatano Fantasma perlomeno fanno quei 360 incredibilmente sbagliati che gli permettono di liberarsi anche da questa cosa. Lui non lo fa, probabilmente perché non è così snodato, cioè Reaper e Leviatano Fantasma sono serpenti, lui non lo è. Dai, fatti sparare tutto brutto in della faccia. Dai, l'ho preso. Dai. Ok. Meno male con i batterioni a ioni, perché sennò... Batterioni a ioni è bellissimo. Sennò col cavolo che ce la facciamo allora. Adesso andiamo su. E andiamo su. Sapete che non so se si blocca la exo? Ho questo brutto sentore. Stare lontano dalla bolla. Ciao! Ciao! È stata molto produttiva come cosa. È partito razzissimo. Ragazzi, non è, questo non è un combattimento. Questo è un lui che viaggia. Io che ogni tanto vado vicino a lui, gli tiro delle punzecchiate nel sedere. Perché questo è quello che sta succedendo. Non è un combattimento il nostro. Niente, non ci sono arrivato. Salve. Sono io. Sono sempre qui. Non demordo. Non demordo. Vada, vada nelle pareti, vada, vada. Lei quando non sa cosa fare va nelle pareti. Maledetto vigliacco. Guardalo lui, guardalo lui. Sta cosa è fastidiosa, ragazzi, io ve lo dico, Ci sto mettendo 68 anni perché non sta fermo. Cioè, non è che non sta fermo, è giusto che non stia fermo. Non combatte con me, mi sta proprio ignorando. Salve, mi ha visto, io lo so che mi ha visto. Io avevo paura di lei. Inizio a vergognarmi del fatto che avessi paura di lei, perché lei mi avrebbe ignorato fortissimo. Mi schiaccia con la panza? Stai mo... Niente, me la rompe tutta! L'ho preso? Sì. Non è molto contento, effettivamente. Quella bolla lì non durerà mai. Però ora potrei con un po' di magheggia andargli sopra. Ok. Posso? Non posso. Peccato, sarebbe stato divertente. Avrei potuto sodomizzarlo in maniera... Avrei potuto fargli provare l'ira di Messi. Con la morte dall'alto.
Però anche la morte da sotto l'ascella può andarmi bene, dai. No! Brutto pezzettino di sterco, mamma mia. Ci hai provato, e io lo sapevo che ci avresti provato. Perché sei una cacca, sei. Volevi glitcharmi fuori e lasciarmi senza la mia exo, eh? Ma io sono un'esperta nel tirare la exo fuori da fuori mappa. Questa frase non ha senso mai, ma sono un'esperta in quello. Ciao, Molare, vieni, ti raccatto. Molare, vieni qui. Molare, forza, fammi compagnia, Molare. Ok, ora sono fortissima, c'è Molare. Che probabilmente appena vede il Leviatano Drago scappa via, mica è scemo lui. Piuttosto, dov'è finito sto Leviatano Drago? L'ho perso, eccolo là, guardalo dove è uscito, guardalo. Non gliene frega niente a lui delle pareti e delle collisioni. Eeeh, guardalo, guardalo. Ma te la do io la morte dall'alto. Zitto, Molare, facciamo un attacco furtivo, Molare. Non ci arrivo, ci sono arrivata. È la fine per te. Attacco furtivo, Molare. Ce l'ho. È l'attacco furtivo, Molare. No, nella faccia no, però. Che quello morde. Ma spinto, ma 74, sì. Ma appena dato una botta ne sono abbastanza consapevole sulla faccia. L'ho perso. L'ho perso. Per sempre. È andato. Sparito. Che cacchio. Quindi? Cioè, mi ha appena detto, guarda, ci sono. Non mi vedi, ma ci sono. So anche il potere dell'invisibilità io. Sono fortissimo. Aspetta, eh. Tutti molto tranquilli. Vai via tu. Tranquillo, Molare. Andrà tutto bene, Molare. Andrà tutto... No, ho sbagliato! No, no, no. Entra dentro, che quello potrebbe farmi molto male. Molare, ce l'ho. È mio. Non ce l'ho. Era una bugia, Molare. È andato via, Molare. E beh, mica è scemo, ripeto. Io sono scemo, lui no. Devo stare attenta a stare... Ecco, l'ascella è il punto giusto. È morto! Ah, così muore? Beh, non è una grandissima morte, in realtà. Ha chiuso gli occhi? Sta andando sotto troppo in fretta. Ok, si è fermato. Ha chiuso gli occhi, che cosa carina. Però è l'unico Leviatano che chiude gli occhi quando muore. Io, ragazzi, ho paura. Io ve lo dico, io l'ho fatto, ma avevo una paura che voi non avete idea. Perché se si riprendeva e si muoveva, avevo paura di quello, che si muovesse. Che figo però che viene sommerso nella lava così. È bella sta cosa. Sei morto morto? Non stai facendo finta? Ok. Sta facendo slide. Va bene, l'ho fatto, l'ho ucciso. Avete visto? È stato molto difficile perché questo non stava fermo più che altro. Però è morto, è andata, eh? Sono stata bravina, eh? Adesso il mio ciclope è di là. Forse sta facendo finta, ha detto che palle. Questa zanzara non riesco a prenderla, faccio finta di essere morto. Così magari se ne va. Si stufa e se ne va. E c'è riuscito, bravo, ha funzionato, complimenti, addio, arrivederci. Abbiamo la sua scansione. Eccola, Leviatano Drago Marino. Un po' incute timore, però mai quanto il Reaper, ragazzi. Io su sto gioco, vi giuro, Reaper non so perché mi mette proprio paura. Sarà il mento a culo che si ritrova, non lo so, ma a me mette paura e non so cosa farci. Drago Marino Leviatano, un colossale leviatano con caratteristiche rettili, trovato nel cuore del cratere vulcanico che supporta la vita in quest'area del pianeta. L'esemplare scansionato misurava 112 metri di lunghezza ed era fortemente incorporeo. Scusate, ho dovuto interrompere perché stavo morendo di sete, ho dovuto bere e mangiare. Allora, tessuto resistente al calore. L'analisi dei tessuti rileva che questo esemplare è composto per un terzo da materiale inanimato, concentrato nell'area del petto. Il consumo e la conservazione delle sostanze minerali potrebbe spiegare la capacità di questa creatura di resistere a temperature così estreme. Sembra anche in grado di consumare materiali fusi ed espellerli verso i suoi avversari. In realtà ha sputato del fuoco, che fosse del qualcosa di fuoco, cioè qualcosa di fuso più che del fuoco. A me sembrava più del fuoco, però boh, forse può sputare anche colate laviche, non ne ho idea. È probabile che il drago marino si avventuri all'esterno, nelle acque più fredde, per cacciare altri leviatani più piccoli. Li costringe a spingerli più in profondità, dove vengono infine
lessati vivi. Wow! E io che pensavo di star torturando questa creatura, lui fa scappare dal terrore gli altri leviatani e li fa cuocere vivi. E poi mangia brodo di leviatano. Questa cosa è particolare. Bene ragazzi, l'ho fatto. Ho ucciso un leviatano drago e ora posso tornarmene a casa tranquilla. Ne abbiamo ucciso uno per specie, ne abbiamo lasciati vivi alcuni. Di altri sappiamo che ci sono uova in gestazione all'interno di un albero, quindi io non mi sento poi così cattiva, dai. Sono stata brava, non ci sei. I Reaper se li incontro li ammazzo, ragazzi, perché i Reaper sono proprio fastidiosi. I Reaper devono estinguersi dalla faccia della terra, non hanno diritto di vivere. Tutti gli altri io li lascerei anche stare, non è un problema. Adesso allora, io ho ucciso vostro fratello, vi ho fatto un piacere. Non attaccatemi, io vi ho fatto un piacere, ricordatevi questo. C'è più cibo per voi. Vedetela così. Scusa Molare, ma ti devo salutare. Ciao piccolino, è stato bello averti ancora con me per un po'. Mi ero affezionata a quelle creature. Ma sapete ragazzi, c'è un problema in sto gioco. Hanno creato un unico essere che ti puoi portare come pet, ovvero il Cuttlefish. E a mio parere è la creatura più brutta. No, non è la creatura più brutta, però comunque ci sono altre creature molto più carine, come per esempio Puffy. Quel pesciolino lì è molto carino, secondo me. Oppure anche Molare. Io un Molare con me l'avrei portato, poverino. Mi sarebbe piaciuto avere un pet come lui, che si attaccava alla mia Exo magari e che restava lì con me insieme sulla Exo. Perché hanno creato solo il Cuttlefish, che alla fin fine non è neanche così bello, no? Io devo salire, poi non devo scendere, perché sto scendendo. Concordate con me che il Cuttlefish non è tutta sta bellezza. Cioè, è un animale che comunque ti porti volentieri, non è brutto. Però avrei voluto portare qualcos'altro. Avrebbero potuto creare un sistema, adesso non so quanto difficile sia da implementare una cosa del genere, però avrebbero potuto creare un sistema del tipo: incontri un animale, lo puoi nutrire, visto che puoi nutrire gli animali, già nel gioco lo puoi fare, lo puoi nutrire e questo ti segue finché qualche altra creatura non lo uccide, come è successo col vecchio Cuttlefish. Perché non hanno fatto una cosa del genere? Tipo, che ne so, gli animali erbivori li nutri con i semi, per esempio, carnivori gli dai pesci e ti diventano tuoi amici e te li porti, sarebbe stato bello. Ci sono cose. Eccolo, vabbè, ma allora è un vizio il vostro, scusatemi, ma siete delle cose orribilmente fastidiose quando fate così. Io adesso non ti voglio combattere, va bene, e mi ti sei incastrato, c'ho gusto, c'ho proprio, cacchio. Probabilmente anche lui c'ha gusto in questo momento, che ho preso una musata incredibile. Ora devo trovare... Innanzitutto devo salire. Va bene, buongiorno. Infetto? Ciao! E arrivo... catapum! Ehi là, che botta. Me l'ha parata tutta? Sì, ok, avevate ragione allora. Probabilmente l'ho disattivato io per sbaglio. Ce n'è un altro? Cos'è quell'altra roba gialla? Ah, quello lì. Cacchio, no, quello lì è pericoloso, perché se mi leva l'energia poi l'altro mi attacca e mi fanno una combo mortale dell'esistenza. Non ho via via. Me ne vado, me ne vado. Se me ne vado fortissimo proprio. Guardalo là. Come non gliene frega. Niente, sta arrivando pure lui. No, 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 devo stargli sopra. Devo stargli sopra. Mi fa piacere che prima volevo ucciderti e te ne sei scappato via. Ora che me ne scappo via, io mi insegui. È finita una batteria. Spegnivala. Stavo facendo la stupidella. Dicevo, è interessante come la prima volta se la scappava via, mentre ora che scappo via io mi insegue fortissimo. Avesse fatto così anche l'altra volta sarebbe morto. Che palle che non si può aprire l'inventario della Exo da... si è attraccata. Che devo per forza staccarla, aprire, togliere tutto, riattaccarla, che fastidio. Ciao Cadolino, vieni qui che ti do una carezzina. Oh, il pancino. Cosa si è aperto qua? Guarda gli stalker del cacchio. Guarda che bello quello piccolino. Dai. Guarda che bellino che è quello lì. Ma quello lì lo tengo, gli altri li butto. Sì, li butto, quello lì lo tengo. Guarda che bellino che è. Non crescere mai, resta sempre così. Sei proprio bello. Ma che bellino che è. Piccolo lui.
Io so già che sto per fare una cosa che non dovrei fare perché mi attaccheranno. Stanno attaccando il mio pesciolino? Non avrei dovuto farlo, vero? Ho fatto un errore nella mia vita. Cuttlefish, tutto bene? Scusami. Scusami, non avevo pensato che questo era il tuo territorio. Avrebbero attaccato te. Scusami, ok? Scusami. Ok. Non ci ho pensato che avrebbero attaccato lui e non me. Pensavo attaccassero me principalmente. Eccoci qua. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.